Ciao ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video, chiacchiericcio, perché no, anche vlog, sperando di portare a termine questo vlog. Allora, innanzitutto voglio struccare, cioè struccare, lavare il viso. E mi lavo il viso. Allora, eccomi qua, siccome che non mi sono potuta lavare la faccia di fronte a voi, buongiorno a tutti quanti. E, ho usato questo prodotto qui per lavarmi il viso, della Vichy, questo, più per, insomma, idratare ho usato questa crema all'avocado della Nivea, che è buonissima e mi va bene lo stesso, sì, lo so. Per il corpo, ma anche per il viso, non è male per niente, mi piace da morire. Poi appena termino questa, userò quella della Leo Crema, esatto, all'argan. Questo è l'avocado, all'avocado, naturally, vabbè, naturale, buona avocado, vellutante. Crema per pelli secche, è ottima. Stop, non c'è null'altro da dire. Poi, oggi non so se mi trucco o meno, ma mi sa che mi trucco, quindi vabbè, lo stesso. Allora, comincerò a farmi le sopracciglia perché ne ho bisogno. Quindi aspettate un secondo. Allora, dove ho messo le sopracciglia? Presumo che dovrò editare questo video, assolutamente. Allora, dove ho messo le mie? Ecco qua, ho trovato i prodotti per come dire, sì, insomma, per farmi le sopracciglia. Questo risposto di qui. E nel frattempo mi uniformo le sopracciglia. Già. Scusate se non vi guardo altrove, ma non so bene come guardare in telecamera, perciò me le faccio. Come riesco io? Devo per forza guardare lo specchio perché di qua. Sì o no? Sto registrando! Sto registrando! Hai capito? Allora, cosa? Non intendo, no! Aspettate un attimo. Allora, ho usato questa matita qui per disegnare le sopracciglia della Rimmel Pure Artist, questo qua gel fissante della L'Oreal. E niente. A posto, ragazzuole mie. Niente, adesso io mi do una bella, non di quattro catena, ma
come dire, mi metto un po' di rossetto, un blush, qualcosa, perché così non posso stare. Mascara direi oggi no, ma almeno un po' di, come dire, di terra me la voglio dare, sempre se la trovo da queste parti, la vedo impossible. Vabbè, aspettate un secondo. Sì, la vedevo impossibile, invece ce l'ho fatta. Scusate, ma ho dovuto prendere da lì dietro il telefono, il pennellozzo. E adesso faccio un bel... Vedete? Già. Almeno per avere un po' più di colore, anche se sono bianca come una mozzarella. Ma almeno mi voglio dare un po' di colore. Più bianca di così si muore. E niente, allora, ora vado di blush, sempre se trovo quel blush che mi piaceva tanto a me. Dove si vede? Sì, eccolo qua, blush del Rimmel, vedete? Eccolo qua, blush. Allora, come ho messo la terra, vedete? Rimmel, eccola qui. E adesso vado a mettere ovviamente il rimmel terra blush, ed è un blush veramente molto bello, vedete, bellissimo. Lo metto, basta così, pochino, lo pulisco un po'. Forse l'ho messo un po' troppo poco. Adesso si vede, grazie a Dio. Forse anche troppo. Altrimenti non si vede niente. E basta. Adesso a posto. Metto una pena di questo rossetto della matte. Il rossetto, scusate, non della matte, scusate, il rossetto della Yves Rocher. Mi stavo già intartagliando, pardon, ma sono già 3-4 giorni che non registro video, quindi passatemela, perché quando non registro video sapete bene che mi impappino come non ci posso un domani. Quindi vi dicevo, Yves Rocher 156 matte, e vediamo un po'. Sì, bellissimo, adoro. Se trovassi una matita qui a mia disposizione, qua. Mi stava anche cadendo il rossetto, fantastico. Questa è della Debbie Lip Pencil numero 17, un po' un numero strano, ma vabbè. Noi non ci facciamo caso a questo numero. No, così non mi vedo io per niente. Aspettate che mi avvicino perché qui non vedo una mazza. Sì,
Sì, qua mi è caduto di tutto. Attendete un secondo, mi tuffo un attimo a prendere delle cose che mi sono caduto. Non so perché, ma vabbè. Ok, dove ho messo il rossetto qui? No, questa lo voglio un po' più bassa, ok. Io quasi quasi direi di metterci sopra. Allora, ve lo faccio rivedere. Vedete? No, non si vedrà mai una mazza. Sì. Comunque. Dunque, qua cosa c'è di nuovo? C'era questo, vabbè, vado a mettere questo, forza. Della Makeup Revolution. Dov'è? Dove sta scritto? Eccolo qua. Makeup Revolution. Così. Lo metto un po' più acceso. Rosetto. Non è male, dai. Tanto per stare un po' meno cadaverine mentre si registrava quei video, ok? Perché non sto facendo molti video smaltimento, perché al momento mi sto truccando veramente poco, però quando mi trucco qualcosa già comincia perlomeno più a smaltirla. Che cosa c'è? Niente, comunque. Va bene. Allora, sti capelli non vogliono visti, ma vabbè. Diciamo non è male il trucco, dai. Un po' di blush, un po' di terra. Uniformiamo le sopracciglia, le ridefiniamo. Ridefiniamo, non so, vabbè, come si dice, ma credo di essermi spiegata bene, abbastanza bene. Le diamo una decenza umana a queste sopracciglia. E poi, vabbè. Chi vuole si può mettere maschera, chi no, amen. È libero di fare ciò che vuole, proprio con le proprie sopracciglia, con le proprie ciglia, scusate. Comunque, vabbè, preambole a parte. Dunque, ho usato questo pennello qua di Pink Panda. Direi che applica abbastanza molto bene, applica abbastanza bene. Il blush, ma anche la terra, molto buono, fa il suo bel lavoro questo pennello. Mentre non mi ricordo quanto l'ho pagato, non mi chiedete perché non mi ricordo. Ah, però se volete guardate nell'info box che c'è tutti i dettagli, se mi ricordo di metterli anche lì, ma vabbè, non è mai sicuro nulla com'è. Comunque potete guardare se volete, io metto sempre qualcosa a disposizione nell'info box, i prezzi, i nomi di tutti i prodotti che utilizzo. Poi questa matita della Debbie, presa a sapone e profumi, non dovrebbe costare chissà quanto, quindi è valida, mi piace, e ve la consiglio perché scrive abbastanza bene ed è morbida, morbida, morbida sulle labbra, non fa una piega di quanto è morbida, molto buona. Poi come blush, cosa stavo dicendo? Ho applicato questa della Rimmel, che è top, mi piace. E ha un bel colorito da porcellino e mi piace assai. Quindi top, ve la consiglio. Se vi capita di andare, che ne so, da Douglas o che Dio si voglia, da Sephora o Acqua Sapone, dove volete voi, importante che se vi va. Prendete questa qua che è molto bella, questo blush. Poi, che altro c'è? Questo della Rimmel, sempre tema Rimmel,
la terra, ovvero il bronzer per fare il contouring sulle guanciotte nostre. Anche questa mi piace tanto e ve la consiglio, un po' polverosa però, va bene lo stesso, molto buona, sì, mi piace. Fa un bel colorito, come si suol dire, come se fossimo baciate dal sole, molto bella, sì. Come si suol dire, il sole bacia i belli, quindi yeah. Mascara, ogni tanto come mascara utilizzo questo, come mascara utilizzo il tema Rimmel ovviamente, Rimmel insieme al suo eyeliner, sempre se lo trovo, sì, una matita a caso ho preso perché ultimamente sto sempre prendendo Rimmel, che cos'è questa? Aspettate un attimo, che non trovo nulla, ah ecco qua, 121 azzurra, è un'azzurra 121. Molto buona. Allora, non ho la mina, ma è temperabile. Vedete che è temperabile. Sì. Ed è buona, ed è una matita azzurra. In combo con sto mascara. Sto mascara della Rimmel Scandalize Rolette Black 001. Ossia, è un nero. Un mascara molto nero. Infatti, faccio vedere anche lo scovolino. Lo scovolino. L'ho fatto vedere un sacco di volte, anche Fabiana me l'ha fatto vedere quando ha fatto il giveaway che poi alla fine ho vinto io. Vabbè, grazie lo stesso Fabi, grazie mille. Bello sto scoprire, bello cicciotto e acchiappa bene tutte le ciglia, molto valido. Ci sono quei scovolini che quando acchiappano le ciglia, che vabbè, li mettete appoggiando sulle ciglia, pungono un po' sulla parte dell'occhio, tra l'attaccatura delle ciglia e l'occhio, pongono un po', questo invece no, per niente, quindi ok, mi piace. Che altro dire? Nulla ragazze, tra rossetto, matita, allora, come rossetto ho, vi ribadisco, ho utilizzato il brochet, che non trovo più dove l'ho messo, questo qua, il brochet, cos'è questo? Ah, 156, che tra l'altro ho visto nel canale di My Style, Elisa My Style, esatto, Elisa My Style, che anche lei ho capito, ho sentito dire che anche lei ce l'ha, non so se mi ha commentato, mi pare di sì, in un video di quei video che faccio io, non so se era beauty o, vabbè, sempre i video di makeup e beauty. Recensioni e via discorrendo, mi ha detto che aveva uno di questi rossetti anche lei, 156 matte della Yves Rocher. Infatti io concordo con lei che questo rossetto è molto bello, ha un bel colore, sì, mi piace anche a me. Concordo con te in pieno, cara My Style Elisa. Vabbè, comunque ci siamo capiti. Poi Makeup Revolution, questo che rossetto è Lipstick Dare. Questo molto bello, vedete? No, non si vedrà mai, però fidatevi. Questo è molto un rosso molto molto acceso. Mi piace tanto. Aspettate un attimo. Ok, scusate, ma stavo guardando che cosa mi era arrivato. Niente, nulla. Questo è il rossetto e mi piace davvero tanto. Nulla ragazze, io adesso stacco e ci riprendiamo dopo. Ah, un attimo, un secondo. È andato nei denti? No, per fortuna mia. Allora ragazze mie, comunque, alla fine mi è piaciuto questo trucco come l'ho realizzato e sì, è molto bello. Perché qui vedo qualcosa che non mi piace. Boh, vabbè. Niente ragazze, scusate. Ero un po' persa nei messaggi che mi sono arrivati. Che dire? Allora,
Iniziando dalla skincare mattutina, ma soprattutto serale o anche pomeridiana, che Dio si voglia, ho utilizzato questo della Vichy. Ve l'ho fatto vedere migliaia e migliaia di volte anche su Instagram e TikTok. E se non erro, perché non mi ricordo manco più quanti video ho fatto in questi anni. Questo della Vichy è un buon prodotto perché è un'acqua mousse, detergente e illuminante. Per pelli sensibili, ve lo dico anche, non mi sto inventando nulla, sto leggendo qua. Io lo uso sia per togliere il grosso del make-up, waterproof e non waterproof, cioè tradotto in lingua più semplice e originale, sia trucco lunga durata che non lunga durata, che non sia lunga durata, ecco, più semplice, meglio è. Comunque, questo io lo uso sia per quando non sono truccata che quando sono struccata, per proteggere il viso e rinfrescare il viso, tutto lì. Questo anche fa il suo sporco lavoro per quando mi deve struccare il grosso del mio make-up, ok? Come in questo caso, io ho un make-up un po' eccessivo oggi, ma non fa niente, tanto sono a casa, ragazze. Come crema corpo anche viso, perché io la tratto anche per il viso, la uso anche per il viso. E questa Nivea all'avocado, già ve l'ho fatta vedere non so quante volte da questo video, però mi sta piacendo un botto, quindi ho deciso assolutamente di usarla anche per il viso. Non è male, dai ragazzi, diciamoci la verità, quindi top. Ve la riavvicino e ve la faccio vedere, vedete? Molto buona. E quant'è? Allora, è da 350 ml di prodotto, ma il pau qui non lo vedo. Boh, non saprei. Vabbè, comunque, mi piace. E la sto utilizzando. Non mi pizzica neanche quando faccio la ceretta, ma anche quando mi brado col rasoio. Niente ragazze, io adesso vado e ci vediamo dopo. Allora, niente, adesso vado a guardare un po' di tele e poi ci vediamo dopo, ok? Mi sa che qualcuno non mi ha inviato ancora una cosa come dovevo inviare, ovvero, vabbè, mi dovevo inviare delle cose per un lavandino, vabbè, lasciamo perdere. Del danno per condotte persecutorie in suo danno, che
chiede inoltre l'allontanamento della signora da sé e dai suoi figli. Sì, questo ci stava, sì. Prego. Allora, signor giudice, le dicevo, io non posso, perché non c'è dolore più grande per una madre vedere il proprio figlio morire anzitempo. E questo per me è terribile. Mio figlio è morto non una volta quando ha scelto il suicidio, è morto due volte quando io ho visto mia nuora impassibile di fronte a questo dolore, impassibile di fronte alla morte del marito, addirittura i figli allontanarsi sempre più da me. Lei dice che io sono una pessima nonna. In realtà non è così. È lei che ha utilizzato la morte del padre per allontanare sempre di più questi ragazzi da me. Questi ragazzi che tra l'altro, mi lasci dire purtroppo, sono all'origine del suicidio di mio figlio, il secondo genito Edoardo, che lui tanto amava, come le dicevo poco fa, in realtà ha scoperto non essere figlio suo. E Ma ora mi... Armando, Sì. ha scoperto o aveva il sospetto che non fosse suo figlio? Aveva il sospetto dopo Ed approfondendo. la confessione della moglie e con uno stratagemma egli ha fatto la prova del DNA. E si è visto Ma che ben Edo, saputa. purtroppo, non è figlio di me, quindi non è mio nipote diretto. A questo punto Franco non ha retto, perché in Non è suo Edoardo nipote per niente. non è mio nipote per niente, Capisce, appunto. signor giudice? Vabbè. Dopodiché... Andiamo avanti, per un colpo di scena qua, come se niente fosse. E la Prego. cosa grave di questa storia, di così come viene presentata, sa qual è? È che appare poco più che un melodramma degli anni 50, perché è una storia drammatica in cui c'è una donna che ha vissuto nell'inganno e nella finzione e che ha preferito gli accomodamenti alla presa di coscienza di se stessa e di quelle scelte che ha fatto, perché le ha trascinate in un vortice, non solo mio figlio che ha scelto la via del suicidio, ma me che sono ora sola e disperata, perché non c'è momento più difficile per una madre quando scoprire che il figlio muore. Avresti nipoti, Laura? Certo Non sono i miei nipoti, che uno, sono. signora, l'altro sì. L'altro Sono sì. stati per 18 e Però lei 21 anni. trascina contro di me, mi porta. Ma è E tutto ora non questo voglio oltre più a non vedere saperlo nessuno, io, perché ma i questo ragazzi non dramma. sanno nulla di tutto questo, No, i voglio ragazzi sanno. curarmi. No, I ma ragazzi che? sanno. Sanno tutto. Ah, E sanno questa tutto. è la tragedia ancora più grave. Sa perché? Perché io ora, da tanto amore che avevo verso questi ragazzi, ho un odio profondo, prima No, l'amore signora, per me. però l'amore, l'amore non è Esatto, signor l'interruttore della giudice. luce che uno Esatto, lo pensa accende che... o lo spegne. Lei ha cresciuto questi ragazzi, non Esatto, mi può dire che a un certo esatto. punto, quando ha scoperto Signor gli giudice, non mi errori parli degli di adulti, signora, sto parlando, ciò. Scusi. quando lei ha scoperto gli errori degli adulti, ha spento l'interruttore e non ha amato più i suoi nipoti, non sarebbe umano, non sarebbe naturale. Certamente è vero quello che lei dice, però lei può capire che quanto più si è amata una persona e quanto più si è sentiti traditi da questa persona, l'amore si tramuta dapprima in rabbia, poi in sordo rancore e talvolta, come purtroppo lo ammetto, è Non successo la nel mio seguo per caso. niente, signora, non sono assolutamente d'accordo, umanamente, non sto parlando di Sì, giudice, parlo di esatto. Francesco Foti, umanamente non sono assolutamente d'accordo con Mi dispiace, lei, ma forse il questo suo odio è una cosa sentimento. che non Esatto. conosco, che non Però riesco a sa che capire e a cos'è? giustificare. Sa che cos'è? Che noi donne, quanto più abbiamo questa passione, questo Parla per te, sentimento Laura. forte verso una persona, verso un figlio soprattutto, tanto più forte diventa la rabbia Non sei se degna ci di essere viviamo chiamata questo figlio nonna. tolto e Signora. tolto in maniera brutale. Io vorrei, capisco che per lei sembra assurdo che io parli di odio, ma immagini quanto dolore io abbia provato nel vedere mio figlio che si è tolto la vita. E vedere mia nuora che non ha versato una lacrima, anzi, non ha fatto. E i suoi nipoti di tutto questo non hanno alcuna responsabilità. E lei mi dice che li odia. Non la capirò mai, signora. Mi dispiace, comunque, lei nega di aver messo Io in essere. assolutamente Ha non nego sentito, di io aver sono un detto a giudice, mia sono nuora più di Francesco una volta. Forti. Non conosco Fatto l'odio, gli hai altri. capito che Assolutamente arroganza no, che e ha? Io non sono dimostra che giudice in non questo mi momento. conosce. È chiuso Per col pazienza, consiglio di signora, curare signora, è all'interna. venuta qua, cioè, me ne sto andando, abbia pazienza. Io vi ringrazio, ho gli elementi per poter Grazie, giudicare. però Siamo. giudice, le annuncio un secondo dibattimento tra Laura e il nipote Edoardo. Benissimo. E quindi rientriamo Torneremo con il assieme. dibattimento. Perfetto, adesso andiamo. Le prime impressioni, ho detto prima che è una storia lunga, molto importante, come avete sentito c'è un secondo dibattimento, quindi questa mattina avremo
mia, ma che dico sempre a tutti. Oddio, muoio, anche affogata pure. Che non bisogna mai. Un attimo. Scusa. No, prego, figurati, non c'è problema. Allora, magari. Morte in diretto. Ti lascio riprenderti, torno un attimo dalla signora Laura. Signora Laura, lei, io la capisco, c'ha un figlio che si toglie la vita per amore, diciamo, per delusione, non è qualcosa che si può perdonare così. Assolutamente no. Però gli atti persecutori la mettono forse in una luce che non è quella giusta, perché una madre addolorata non dovrebbe usare, fare dispetti, no? Non nascondo che sono stata fin troppo violenta, perché nella mia natura verbale nei confronti di Sara, di mia nuora, ma atti violenti assolutamente non ne ho fatti, non è nel mio modo, non posso assolutamente io con la mia educazione esercitare violenza fisica o anche solo materiale, come tu dici, nei confronti di alcuno. Certamente solo parente, solo di rango. Per favore, per favore, taci e non dare giudizi così superficiali. Ok ragazzi, mi sa che io vi saluto adesso perché è arrivato il momento di salutarvi. Io adesso pranzo, tra poco, non è ancora ora, ma per non dilungarmi troppo nel video passerò a dei tagli, oppure anziché tagliare velocizzo alcune parti del video per non farlo diventare troppo lungo e non me ne vogliate, ma non vi voglio annoiare, anche se non vi annoio, ma si sa che alcune persone li possono annoiare, quindi non voglio farla troppo lunga, quindi adesso parto, edito il video e poi ci vediamo se riesco, non vi prometto niente, ma voglio provare ad andare direttamente su Instagram e fare qualche piccola diretta o stories, vediamo. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e nulla. Fatemi sapere cosa ne pensate di questo videoblog un po' spartano barra casericcio o che Dio si voglia chiacchiericcio. Ciao, a presto. Ah, mi sono dimenticata, seguitemi appunto su Instagram, se non mi seguite fatelo, perché vi troverete bene, non ve ne pentirete. Youtuber Melania trattino basso 8 su Instagram. Se mettete un like se vi è piaciuto o un dislike, non importa, e commentate, iscrivetevi, attivate la campanella così da non perdervi i prossimi miei video. Ciao.